Sanremo Live. Fa male, passami il tempo, il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle. Grazie. La vera star di questo festival è Marco Sanza. Sta zitto. Allora, come sapete, dopodomani esce un album bellissimo, dispiace dirlo, ma è la verità, ed è quello di Luca Barbarossa, si chiama Roma, e ha detto perché non sei un mostro di simpatia, diciamo. Con lui. È amore, L'album, tra l'altro, è pubblicato dalla sua etichetta, si chiama Margutta 86, è distribuito da Sony. Sono indie. E si può già prenotare. Copiosamente, direi. L'album lo ha intitolato Roma ed è tutto. Allora la prima potete domanda la faccio io. Potete anche non comprare il disco e mi date 10 euro direttamente. No dai, siamo seri. Siamo seri. Perché Roma ed è tutto? Prima domanda faccio io. Prima domanda, perché Roma ed è tutti, che è il titolo dell'album? Perché? Perché è vero, perché le cose belle sono di tutti. Siamo un paese straordinariamente fortunato in questo, non tanto per quello che facciamo noi, ma per ciò che ha fatto, per ciò che hanno fatto coloro che ci hanno preceduto, e dovremmo avere rispetto di questa cosa, rispetto dei nostri beni, dei nostri monumenti, delle nostre strade, dei nostri centri storici, dei nostri paesaggi. Roma è un patrimonio universale. E credo che dire Roma è di tutti significa che, diciamo, perdere a Roma significa perdere un po' tutti, così come perdere la bellezza di Venezia o della Valle dei Templi in Sicilia e via dicendo. È un modo per includere. Tanti pensano che un disco in dialetto sia un disco per pochi, solo per chi lo capisce. Il dialetto romano è un dialetto inclusivo, nel senso che in realtà Passa nel sale è una canzone quasi italiana, dove c'è un accento, dove c'è quella pigrizia espressiva tipica dell'intimità, di quando si sta fra amici o di quando si sta in famiglia. Io un sacco di volte, insomma, in radio mi sforzo di essere molto bravo a parlare italiano, però si sente che sono romano, e così come si sente che un conduttore è milanese, magari dalle vocali più strette, cose varie. Però poi con gli amici, quando si cazzeggia, quando si scherza, provate a raccontare la stessa battuta che fate in dialetto e che fa ridere, a raccontarla poi in italiano, a tradurla in italiano, fa sempre ridere la metà, diciamo. Ecco, è un po' questo il senso del disco, di dare voce all'intimità, anche alla pancia. Sono canzoni che sono nate dalla pancia, da sole, veramente da sole. Non ho fatto grandi ragionamenti su questo, sono molto spontanee. In questo disco, che ripeto, sarà disponibile tra 2 giorni, ci sono anche 2 duetti di grande prestigio con Fiorella Mannoia e con Alessandro Mannarino. Il tour teatrale partirà il 16 marzo da Bari e terminerà il 29 giugno a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dove sono attesi un bel po' di ospiti e amici che parteciperanno a questo concerto. Iniziamo con le domande, direi. C'è questo tono serio, però, secondo me... Cerco di darmi... un po' perentorio, cerco di compensare... Ne ci divertiamo, sono canzoni, un concerto, capito? Va bene. Sembra una minaccia. Se volete potete anche non venirci a questi concerti. Detto così sembra che... Seguono il giorno e non sanno dov'è. Se siamo amati feriti. Comunque ringrazio. Non si può fare un disco romano senza parlare di cose da Magnà. È impossibile. Tu conosci i 7 re di Roma, no? Magnà, Tornà, Annà, Amà. Cioè tutti i re che noi togliamo. E tra questi una parte importante nella nostra cultura è ovviamente
la cucina locale, no? Quindi a Roma è importante. In questa, nella dieta che tu hai citato, si mischia il cibo con l'amore, soprattutto con un'assenza importante, ma lo si scopre a metà canzone. C'è una descrizione minuziosa delle ricette romane, dalla cacio e pepe alla picchiapò, che forse è l'unico termine che chi non è romano vero non capisce. La picchiapò non è altro che la carne di bollito ripassata in padella il giorno dopo, nella serie non si butta niente in una famiglia, ripassata in padella con cipolla e pomodoro, quindi carne in umido, diciamo, al sugo. Ma è bello perché questo termine picchiapò, che vuol dire picchia poco, è un termine proprio a proposito di risparmio, di ottimizzazione delle risorse, che viene in realtà dalla muratura. Quando non c'hai soldi per ristrutturare casa, chiedi al muratore di fare un muro alla picchia po, cioè praticamente ci ripassa sopra, insomma, non è che rifà l'intonaco, cioè picchia poco, demolisce poco. Va bene, queste sono piccole curiosità che sono all'interno del disco, ma tu mi chiedevi perché Fiorella e perché Manarino, ma no, cioè mi avresti dovuto chiedere il contrario, se non ci fossero stati, perché sono due talenti romani straordinari, sono due amici straordinari. Fiorella, un'amica di lunga data, io quando ho debuttato qui nell'81 c'era Fiorella, io cantavo Roma Spogliata e Fiorella Caffè Nero Bollente, ma già ci conoscevamo, pensa, ci conoscevamo già da ragazzi. E Fiorella ha seguito questo disco dall'inizio, è stata la prima alla quale ho fatto ascoltare le canzoni proprio chitarre, poi scrivevo a raffica, io questo disco l'ho scritto a raffica, veramente, era qualche anno che non scrivevo con questa urgenza, e scrivevo, cantavo proprio, registravo col telefonino, chitarra e voce, e le mandavo a Fiorella, e quindi ha condiviso con me questa avventura. Manarino è un po' la stessa cosa, io devo dire che sono estremamente grato ad Alessandro Manarino per aver sdoganato in questo periodo la lingua romana, perché ha scritto delle canzoni straordinarie che passano dall'italiano al romano e tornano indietro, e che rappresentano un mondo completamente diverso rispetto alla canzone romana della tradizione. Quindi la sfida, il tentativo è quello di cantare in romano senza nostalgismo, ecco, questo è un po', Alessandro questo me lo insegna veramente. E accarezzati, se siamo presi, lasciati, feriti e a ritrovati, che ogni figlio amato e cresciuto l'avevamo fatte le notti. Mo li vedi andan in giro nel mondo coi nostri occhi. Mi chiedi l'amore cos'è, io non c'ho le parole che c'hanno i poeti, non è roba per me. Risposta da non morir mai nasce da una frase che mi ha detto una volta un mio amico a tavola. Stavamo in una situazione molto piacevole, bella, divertente, d'estate, e siccome era un po' che non ci vedevo, non vedevo questo mio amico, gli ho chiesto: Peppe, ma tu come stai? E lui mi fa: da non morir mai. E perché era un momento bello che stavamo vivendo, sai che noi corriamo sempre, ultimamente si corre sempre di più, ci arrivano 800 mail, 400 WhatsApp, SMS, cose, devi fare sempre qualcosa. Prendi il telefono in mano per chiamare una persona e ti ritrovi 20 messaggi, alla fine rispondi a tutti e non chiami la persona che avevi pensato di chiamare, che magari era l'unica che contava. E quindi questi momenti in cui uno si ritaglia degli spazi vitali, fondamentali, sono sempre più rari, e quando li vivi, in genere accanto agli amici, alle persone care, ti ricordi com'era la vita. Allora in questa frase, come stai, da non morir mai, da lì è partito un po' tutto il disco. E siccome a Roma tutto sommato ce lo siamo dimenticati, ma una volta questo concetto di godersi la vita era molto
molto chiaro, a Roma, a Napoli, a certe latitudini, no? Ci sono città più fredde, ci sono città dove si corre di più, si produce di più, ma ci sono anche città dove l'ozio creativo ha portato anche grandi opere letterarie, grandi opere filosofiche o musicali, e io questi momenti me ne voglio riappropriare. Questo disco è un po' una vacanza anche da quel punto di vista. Se mi chiedi l'amore che è, io non so le parole. E questa è una canzone che fotografa una storia d'amore che vuole essere la storia d'amore della vita, vuole attraversare la vita con questa persona, vedendo nascere e crescere i propri figli che portano i nostri occhi nel mondo. Io, le donne sono sacre, è un'altra cosa che facciamo fatica a imparare. E lo sono perché innanzitutto ci danno la vita, ci mettono al mondo. E la cosa strana, che stavo così pensando, non era studiata, ma ho dedicato due canzoni a due donne estremamente importanti. Nel 92, Portami a ballare era dedicata a mia mamma, che mi ha dato la vita. E oggi, nel 2018, canto Passami il sale a mia moglie, che di vite praticamente me ne ha date quattro, che sono i nostri tre figli e la nostra. È la nostra storia, che è una nuova vita. Sono 20 anni che siamo insieme, e questa è una confessione, insomma, che io le faccio di voler continuare il cammino con lei. Ma so che nel cuore non c'è altro che te. Sono onorato. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Se siamo persi, inseguiti, impauriti e in lacrime riconquistati. Sanremo Live.